Famiglia, buongiorno. Buongiorno a tutti e questa musica con la quale abbiamo iniziato è un po' più sgarrupata delle solite, eh? Meno conciliante, un po' più da risveglio. Siamo sempre con i Brotes de Olivo, i germogli di Olivo e liberami, Signore, dal non poter essere il primo, dall'angustia, l'angoscia di non poter essere il primo in tutte le cose. Canta. Questo gruppo spagnolo cantava tanto tempo fa e può continuare tranquillamente a cantare questa musica perché l'angoscia dei primi posti quando non si raggiungono pare fosse veramente la motivazione di vita e di grande frustrazione dei farisei e degli scribi che anche oggi appaiono sullo sfondo come gli imputati però di questa parabola di Gesù che andremo ad ascoltare. Buona giornata comunque, famiglia tutta, Paola Maria, Frida, ricordo, Frida sempre ci segue dall'Albania con grande affetto e tanti di voi che si collegano sono uniti strettamente ormai in questa famiglia virtuale che affronta e sfida i tempi del distanziamento sociale attraverso questo riavvicinamento spirituale. E è un bel modo veramente di partecipare e di vivere e di fare chiesa. Ieri era San Giovanni della Croce, carissimi, non posso non menzionare questo grande padre che il nostro ordine celebra con solennità. È un santo, ma è stato soprattutto un padre di una immensa dolcezza. Non c'è tempo di parlarne, ma qualcuno ve lo avrà accennato o avrete letto qualche passaggio della sua opera. Insomma, al Carmelo veramente abbiamo due santi fondatori dal mix esplosivo. Pensate voi, vigore e fermezza in Santa Teresa, tenerezza in San Giovanni. La cosa bella è che proveniamo dal grembo di una donna. Una donna come Teresa, forse unico ordine che nasce da una fondatrice. E insieme ne invochiamo l'energia da quel grembo di Teresa. Ma abbiamo anche un padre tenerissimo e non per questo debole o indeciso. Un padre modernissimo, in un certo senso. E una figura di paternità appunto attualissima, dove le virtù si fondono insieme come dei metalli in una lega di grande resistenza, resistente all'usura del tempo. Bene, carissimi, iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo lo Spirito nell'ascolto di questa parola di Dio che oggi ci viene proposta dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 21. In quel tempo disse Gesù ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Rivoltosi al primo disse: figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: sì, signore. Ma non andò. Rivoltosi al secondo gli disse lo stesso, ed egli rispose: non ne ho voglia, ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Dicono: l'ultimo. E Gesù disse loro: in verità vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. È venuto a voi Giovanni nella via della giustizia. E non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario, pur avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per credergli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, carissimi, Vangelo molto semplice, una parola che scarnifica e che presenta
il paradosso del linguaggio di Gesù, ma iniziamo dalla fine. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti. Perché questa è la sentenza di oggi. La mia proposta sarebbe quella di scriversela su un cartiglio, e di portarsela appresso, se ci fosse bisogno. Ma io credo che con la memoria, attraverso quel piccolo sforzo che possiamo fare, potremmo riproporci questa frase durante la giornata, in qualsiasi situazione ci tocchi di vivere. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti. Se non altro è una grande sollecitazione. Uno, a capire di che sta parlando Gesù. Secondo è qual è la mia condizione di vita nella quale sono più gradito a Dio. Il contesto di questa parabola è, che è veramente esplosiva, è la permanenza di Gesù nel Tempio. Gesù in quel momento si trovava nel Tempio e pensate che all'inizio di questo capitolo ne aveva scacciato fuori i venditori, con una specie di frustino che aveva confezionato per l'occasione. Quindi a forza di scudisciate li aveva mandati tutti quanti fuori dalla casa del padre suo e a un certo punto, dopo averli buttati fuori, aveva preso la parola e insegnava. E i suoi accusatori stavano lì, scribi e farisei, appunto, quelli della casta, diciamo, dei teologi, e gli domandavano con quale autorità facesse quello che stava facendo, predicare. E Gesù si appoggia alla figura di Giovanni Battista, che è una figura recente, è la figura di ieri, terza domenica d'Avvento, che è una creatura così piccola, così marginale nella storia di un popolo, soprattutto delle società più evolute. Sono le figure alle quali non si assegna alcun valore, che passano come non percepite, oppure sono i pazzi del tempo, il matto del villaggio. Eppure, una figura così forte, alla quale Gesù si appoggia per ritrovare l'autorità con cui sta parlando. Un segno indelebile nella sua storia e nella nostra storia. E questa sentenza che attraversa il brano, attraversa i secoli, arriva fino a noi, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti, è una frase con la quale Gesù apre le labbra contro farisei e scribi, evidentemente, e che risuona ancora però col suo carico di mistero. Quel vi passano avanti mi fa venire in mente, oltre ad essere una sentenza inequivocabile, che, non so, una sorta di gara di atletica. Pensate, c'è una categoria di persone che sono credenti, falsamente credenti, evidentemente, o comunque ortodosse, rigorose, quindi persone religiose di per sé, che nel rettilineo finale della corsa verso il regno dei cieli saranno sorpassate, vi passano avanti, saranno sorpassate e neanche al fotofinish, vinceranno con grande margine, sarete sorpassati, vi passeranno avanti. Oppure pensate ancora a un'altra immagine, consueta nei Vangeli, nell'ordine dei posti a tavola, no? Quando si è invitati, non metterti ai primi posti per non rischiare l'umiliazione di dover essere spostato, no? Quindi magari aspetta che il padrone di casa ti dica dove ti devi sedere. Bene, pensate che in quel banchetto di festa promesso, queste persone, pubblicane e prostitute, avranno l'onore di sedersi più vicine al padrone o allo sposo. Provate, non so, ad immaginare una fotografia di famiglia, queste foto ci prepariamo nel tempo di Natale, famiglie ridottissime, per il necessario distanziamento. Comunque qualche cosa dei Natali sarà sempre simile al Natale attuale e viceversa. Immaginate questa fotografia di famiglia intitolata Il banchetto. Accanto al padrone, al padre di casa, allo sposo, quelli che consideravamo i primi o che primeggiavano e che occupavano i primi posti sono invece ai margini della foto, mentre gli ultimi sono accanto al padrone. Ecco, vi passano avanti, di posto in posto,
I pubblicani e le prostitute vi passano avanti. Erano queste due categorie di persone che Gesù prende a prestito, non erano peccatori qualunque, mi raccomando, erano peccatori pubblici, peccatori che hanno subito un processo pubblico, una sorta di maxi processo, ovvero avevano una vita ormai compromessa per sempre, macchiata, la vita che è sulle labbra di tutti, che sale ai disonori della cronaca. Per loro, insomma, non c'è più scampo, ma anche in qualche modo, se volete, non c'è più scampo neanche per scribi e farisei, perché sono dinanzi a tutti come quelli che ostentano la loro carica religiosa, desiderano primeggiare. E quindi in qualche modo sono due bolle sociali, no? Che meritano sempre la cronaca, cioè sui giornali, sui quotidiani c'è sempre una notizia su di loro. C'è la cronaca bianca, la prima pagina per coloro che primeggiano e poi c'è la cronaca nera per coloro che peccano pubblicamente. Ecco, Gesù, vedete, anche oggi è abituato a presentare situazioni contrastanti e paradossali, come questa parabola, perché vuole un po' scarnificare l'uditorio, vuole che, come l'ago della bilancia, la nostra coscienza si orienti in una direzione o nell'altra. E queste due categorie sono simbolizzate attraverso questa parabola dei due figli. Il padre li contatta e gli dice: andate a lavorare nella mia vigna. Dovrebbe essere un obbligo, un dovere. È un invito invece tenero del padre, una raccomandazione. Solo che uno dice di andarci e poi non ci va. L'altro dice non ci vado, poi ci ripensa e ci va. In qualche modo di questi due figli, se volete, non ce n'è nemmeno uno integralmente buono. Cioè quello che dice sì e poi ci va, no? E questo è interessante. C'è sempre uno scarto rispetto alla bontà integrale. Buono è solamente Dio. Ma tuttavia nella parabola si intuisce facilmente, e gli scribi rispondono per bene, che il primo o il secondo, a seconda dell'ordine in cui avete letto la parabola, perché ci sono due manoscritti diversi, il primo è da preferire, ovvero è quello che alla fine, sia pure con riluttanza, dopo aver detto di no al padre, quindi dopo aver disobbedito materialmente, poi però formalmente aderisce all'invito del padre e va a lavorare nella vigna. I due figli, tra l'altro, rivelano un'altra polarità che sta a cuore a Gesù in questi diverbi costanti, frequenti con scribi e farisei. L'altra polarità rivelata è questa, quella tra interiorità ed esteriorità, tra l'essere e il fare, tra l'ascoltare la parola e metterla in pratica. Ciò che conta, dice Gesù, è comunque compiere la volontà del Padre. Gesù ne sapeva qualcosa, evidentemente, ma la sorpresa, evidentemente, è stata la spiegazione, cioè che coloro che compiranno tale volontà sono i pubblicani e le prostitute. E questa è una vera sorpresa. Una sorpresa che ci coglierà sicuramente impreparati quando ci ritroveremo seduti a mensa nel banchetto del regno. Dall'altra parte, fratelli, ne vedremo delle belle. Diceva anche, commentava Raniero Cantalamessa negli ultimi esercizi spirituali al Papa e alla Curia Romana. Ne vedremo delle belle. La vita eterna, verso la quale siamo orientati dopo questi 2 o 3 giorni di affaccio nella vita terrena, sarà una sorpresa, una bella sorpresa. Pubblicani e prostitute sono quelli che sono andati a lavorare nella vigna del Padre, sono quelli che sono andati nel deserto in cerca di Giovanni. Ecco perché il riferimento a Giovanni il Battista. Erano i peccatori pubblici che si erano allontanati dalle città e neanche troppo a malincuore, perché lì ormai erano
pubblicamente etichettati, e sono andati nel deserto in cerca di Giovanni, ecco quelli che sono andati nella vigna del Signore. Che questa vigna non sia proprio quel deserto dove avvengono gli sponsali con Dio, dove avviene il vero ascolto della parola, dove ognuno è libero di essere quello che è, di manifestare ciò che ha dentro, senza paura di essere giudicato, perché è un penitente, è un peccatore. Questi che vanno nel deserto sono quelli sgangherati, sgangherati, ai quali non avremmo forse dato un soldo di fiducia. Ricordo un'espressione, va bene, suonerà forse ai più giovani come... E anche ai meno giovani, ai quarantenni, cinquantenni, una generazione di sconvolti, quelli che si stanno ripulendo, questi pubblicani e prostitute che vanno nel deserto e che accedono al regno, sono quelli che, inquieti, in cerca di un senso, che non si sono fermati e non si sono costruiti false sicurezze, nemmeno religiose. Quelli anche che diffidano di se stessi, cioè hanno capito che da soli non ce la fanno. Quelli che hanno sperimentato soprattutto la tristezza e l'amarezza del peccato e hanno capito che tutto questo era schiavitù. E quindi diventano i cercatori di Dio. Sono quelle persone anche scomode e spigolose, la cui sola prossimità o addirittura il contatto ci rende impuri. E quindi che si evitano accuratamente, ma sono persone in realtà che non sono scomode e spigolose per gli altri, la scomodità ce l'hanno dentro. E invece dall'altra parte, il figlio che dice di sì e poi non ci va nella vigna, beh, gli scribi e i farisei capiscono benissimo che Gesù sta parlando di loro, infatti alla fine prenderanno qualche risoluzione nemica, eh? Non saranno molto contenti di essere stati apostrofati così come gli ultimi nel regno dei cieli. Scribi e farisei sono quelli, dicono in toscano un'espressione, a modino. Sono quelli che non trovi mai fuori di contesto, che sono sempre pittati bene, messi bene. È la generazione dei fenomeni e tutti vogliono un fenomeno, cantava qualcuno. Quelli che non devono chiedere mai. È uno spot questo, abbiate pazienza stamattina. Sono quelli che non devono chiedere mai, ma nemmeno a Dio, evidentemente. Non devono chiedere nemmeno il permesso di esistere, anzi, lo danno, lo concedono a Dio. Va bene, ti permettiamo di esistere come essere marginale della nostra vita. Noi ci facciamo da noi stessi. È un po' la generazione della griffa, del risvoltino, della libertà acquistata online a basso prezzo. Ecco, la generazione Amazon, eccetera. Carissimi, ho un'amica, vi voglio raccontare un'esperienza. Ve la voglio raccontare con le dovute cautele e la riservatezza necessaria. Però questa parabola non mi poteva non far ricordare un tratto importante della mia esperienza. Ho un'amica, una grande amica, era costretta a prostituirsi. La povertà e la precarietà le ho imparate da lei. E fu un incontro in una struttura di fuga. Le parole erano misurate, all'inizio soprattutto. La mia assistenza era molto silenziosa. E le parole misurate, i silenzi lunghi, appunto. Prevaleva il timore di non avere più fiducia negli uomini, nell'umanità, nel genere maschile. Poi un giorno lo spirito entra. Mi ricordo ancora quel giorno. Quando entra lo spirito, uscì fuori un fiume in piena di lacrime. E ci fu un'apertura e una confidenza immeritata. Il fiume poi divenne una narrazione. Narrazione di una storia da film, forse a lieto fine, in questo caso a lieto fine. E allora ancora ricordo le immagini come dei fotogrammi devastanti, un viaggio di deportazione tra le montagne,
nascoste tra i container. Poi ricordo ancora l'infrangersi dei sogni, delle aspettative, la piazzola sulla statale, le violenze, le percosse alla dignità, ferite che, non so, secondo voi si rimargineranno? Pochi soldi, nonostante quello che si possa pensare, tanto freddo, nessun calore umano. E poi mi ricordo l'amica che non ce la fa, uccisa in un capanno antistante, una notte indelebile di urla soffocate e di un corpo sparito. Ecco, io ascolto questa storia di deserto, che è una storia tracciata nelle aiuole delle nostre città, verdeggiante di buonismo, eppure è deserto. Ricordo ancora che in quelle circostanze io caddi dall'albero, da un albero fatto di sicurezze, e finalmente uscii da un sogno fatto da me di un'altra giovinezza. Regalatami così, senza merito. E cosa mi rimase di questa esperienza ancora viva? La persona che avevo dinanzi, la persona con la P maiuscola, amata, per la quale le promesse di Dio non sono mai venute meno, la promessa del posto nel regno. E insieme a questa anche delle qualità umane che germogliano come i fiori tra i sassi. Una cosa meravigliosa, la libertà di un cuore limpido, seppure con la cicatrice a vista. La nobiltà di un volto forte che ha ascoltato l'annuncio del regno migrando nel deserto, come andando verso Giovanni il Battista. Una nobiltà a testa alta che non ho mai visto altrove, gente che ha ascoltato il Padre e che si è messa di traverso dicendo di no rispetto alla sua chiamata, ma poi è andata, ha risposto ed ora lavora in quella vigna e magari anche senza saperlo, ma che ai miei occhi è chiaro perché risplende di luce del regno. Testimonianze meravigliose, meravigliose. Ecco, io dinanzi a questo ricordo che ancora mi fa venire i brividi, penso anche alla vita eterna, che è un discorso veramente da tornare, riprendere a fare questo, perché è la speranza ed è il motore reale dei nostri giorni terreni. E penso a quelli che siederanno, dice Gesù, pubblicani e prostitute, e che passano avanti. E forse conviene che passino avanti. Conviene. Perché magari quel giorno, dai primi posti del regno, dai primi posti seduti a mensa, saranno loro a tenderci la mano, a tirarci dentro, ad aprirci la porta, per farci accomodare vicino a loro, anche se qui sulla terra non ci siamo mai seduti, magari vicino a loro, lì potremo sedere accanto, essere secondi, ma essere stati tirati dentro dalla mano di questi primi. Ecco, ringrazio il Signore, carissimi fratelli e sorelle, forse l'esperienza che vi ho spezzato oggi è una delle più forti che potuto fare nella mia vita, non l'unica, ma ne sono grato al Signore perché la vocazione alla vita religiosa e al sacerdozio mi hanno come esposto a questi fatti che rappresentano una potenza d'amore che copre ogni possibile altra soddisfazione. E di questo sono grato al Signore e grato a voi dell'ascolto, insieme a tutta la comunità carmelitana, i miei fratelli, le mie sorelle, che sono il supporto costante, sono coloro che mi hanno inviato.
in queste terre. Allora desidero con voi concludere con una preghiera al Padre, ricordando sempre, ancora quasi nell'ottavario, la Vergine Immacolata che campeggia sotto al nostro tabernacolo tenda, e poi ci benediciamo reciprocamente. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Fratelli e sorelle di questa famiglia mattutina, il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica, protegga e accompagni, per intercessione di San Giovanni della Croce e di Santa Teresa di Gesù, Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata, carissimi. Allora ricordiamoci e portiamo impresso nella memoria questa sentenza miracolosa di Gesù. Pubblicani e prostitute vi passano avanti nel regno dei cieli. Facciamoci prendere per mano da loro e facciamoci tirare dentro al banchetto della festa. Ciao a tutti.